DJ stoppa. Buonasera. Buonasera a voi, raga. Buonasera dal Music Club. Quest'oggi siamo tanti. Siamo tantissimi. Siamo tanti. Siamo veramente tanti. In realtà qua siamo 6, però fuori off ci sono altri esatto. 2 più Peppe, perché oggi non partecipa perché è tutto... Sì, oggi si è ritirato, si è spaventato anche a lui, quindi ha detto io sto fuori, sto seduto. Non allora, quest'oggi ci troviamo con... Lascio presentarvi a voi. Allora, qui c'è Expresso, non so, ci guardiamo magari, ci troviamo sì, con la nostra... Sì, 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 sì. ci siamo Expresso e ci siamo come Fullen. Fullen è un brand di moda, Expresso è... non è altro che un gruppo di amici che sostanzialmente... dove all'interno ci sono, ognuno ha le proprie passioni, sta coltivando il proprio progetto. Cioè abbiamo Vince appunto che è colui che ha creato tutto questo, possiamo dire che appunto canta. Poi abbiamo appunto Fallen che sono ragazzi che fanno brand, che ci vestiamo, cioè andiamo sempre vestiti con robe Fallen. Sì, capito? Ed è un brand emergente. Poi abbiamo l'organizzazione di eventi. Rodeo Fest, dove comunque abbiamo sempre fatto ospitate. Ok. E comunque proprio per il fatto di crescere tutti insieme, che mettevamo Vince a cantare prima. Cioè perfetto, quindi anche cose collegate. Sì, sì, sì. Quindi, sì, crescere insieme. L'avete usato proprio come trampolino di lancio. Sì, 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 sì. La cosa poi che ci siamo comunque tutti, cioè anche chi non vedete le telecamere, sì, Matteo Tricciuzzi che cura la parte creativa, direttore creativo di Fallen, di Expresso, di Rodeo, poi abbiamo Olive che è videomaker, si occupa di tutti questi progetti, cioè lavoriamo tutti per tutti questi progetti, è proprio questa la nostra forza. Un collettivo. Sì. Un collettivo. Ma infatti la prima volta che vi ho visto su Instagram non riuscivo bene a inquadrare. Perché ho visto comunque fate un sacco di roba. La coesione aiuta chiaramente, certo. No, ad arrivare ognuno ai propri obiettivi, ma insieme. Certo. Cioè magari c'è il ragazzo, che ne so, faccio l'esempio, Vincenzo, è arrivato magari da nessuna parte ancora, però magari ha fatto uno step, no? Che tu dici? Ha avuto un riscontro comunque. È un riscontro, dalla cosa che fa, okay? Certo. E dici, ok, è salito lui e basta, no. Perché comunque, essendo coesi tutti, si sale tutti insieme, quella è la cosa bella di un collettivo vero, dove c'è amicizia in primis, poi ci sono i soldi, c'è certo. Infatti io volevo partire da quello, perché come dice lui, forse dei social non emerge, magari emerge, come hai detto tu, Vince che ha avuto il riscontro più alto dal suo pubblico, no? Quello che lo segue, però effettivamente siete, ci parlate proprio di un progetto vero e proprio, con tante teste all'interno, tante persone che fanno differenti cose. Io partirei proprio dall'amicizia, cioè quindi voi partite come un gruppo normale di ragazzi che si conoscono. E poi come nasce questa cosa? Allora, questa cosa nasce, siamo tutti amici, cioè ragazzi di comitivo, dove appunto tutti lavorano all'interno di tutti i progetti, poi chi più e chi meno. Però questa cosa nasce appunto dal fatto che a Fasano, cioè non c'è mai stato niente, proprio dalla voglia di cambiare le cose, cioè capito? Stavo sentendo proprio l'altro giorno un'intervista di Ciro Buccolieri, dove lui dice che se nasci nel paesino non hai il riferimento, il cantante, il musicista, il brand, e sono tutte cose che un ragazzo non ha. Noi vogliamo appunto trasmettere nei futuri ragazzi di Fasano, capi, quella spronare un po', capito? Cioè facciamo, anche per possiamo fare la zona in generale dove viviamo, capito? Magari, cioè io da ragazzino ho vissuto un po' che sì nel nulla, cioè nonostante magari c'è bei centri, ecco, abitati, ma sì nel nulla d'inverno. No, cioè sì, soprattutto d'inverno vedi proprio il mortorio, cioè anche qua è uguale. Però io noto che comunque ultimamente la Puglia è su una buona strada. Adesso assolutamente. Sì, cioè, però penso che sia solamente turismo, che fa comunque bene. Parlavo di artisticamente. Sì, quest'anno musicalmente magari. Quest'anno è stato l'anno della Puglia. Io diciamo parlo anche magari di moda in questo caso. Sì. Anche progetti che io in realtà sto scoprendo ora, magari che riescono a pubblicizzarsi, piattaforme come TikTok, robe del genere, Instagram. Big up per un sacco, tipo Leo Donati, un ragazzo che fa jeans. Sì. È un king, per esempio, è un king. Cioè, è una cosa che prima io non vedevo,
Perché piano piano, piano piano. È quella cosa che poi quando guardi dici, cioè è uno come me, perché non posso. Cazzo, l'ho visto ieri sera a Bari, per esempio, cioè capito quello, però... Cioè, prima non c'era, dovevi andare a Milano per dire, oh, che ho visto quello famoso, cioè, magari, sì, no? Bravo. O quello che ho visto su Instagram, su TikTok, cioè, sai, quella mentalità un po'... Perché abbiamo la fortuna, diciamo, di vivere in una generazione dove anche far partire, come nel tuo caso, un brand, serve comunque una buona sponsorizzazione, una comunicazione, quindi crescere sotto questo punto di vista. Prima queste possibilità comunque non c'erano. Cioè, prima dovevi veramente far parte, iniziare a pensare già nell'ottica di un'azienda. Adesso, come abbiamo fatto noi, veniamo qua, registriamo, no, non siamo un'impresa, ma certo, siamo dei semplici ragazzi. Sì, sì, abbiamo colto... Che però poi arrivano a fare grandi cose, perché, per esempio, ricito Vince, viene contattato comunque da etichette musicali e quindi dai grandi, diciamo, della musica, poi finisci in quel mondo là, quindi infatti... si parte dai social, che sono il trampolino, esatto, per poi arrivare lì. Infatti, appunto, cioè, tu hai detto prima che... il fatto di Vincenzo, che comunque tu non hai notato tutta questa cosa dei social, proprio perché appunto siamo, cioè, stiamo emergendo adesso, cioè, con la crescita di Vince è normale che adesso piano piano crescerà tutto il progetto, però certo, appunto, noi citato anche etichette discografiche, appunto mo veniamo da una settimana a Milano, ci siamo fatti una settimana a Milano, cioè calcola che ci siamo presentati nelle etichette discografiche, non così, in 18, capito? Tutti vestiti con il nostro brand, tutti con le nostre idee, tutte con le nostre cose. Quindi magari noi a volte infatti ci pensiamo, cioè noi non ci rendiamo conto della grandezza della cosa. La prima cosa che hanno detto tutti, tutte le persone che abbiamo incontrato, è che la vostra forza può venire qui e presentarvi in 18, tutti, cioè okay, proprio far capire la realtà che è quella che è, cioè alla fine. Certo, certo. E anche noi ce l'aspettavamo, abbiamo parlato con una persona, siamo pochi, sì, no, pochi, ma, no, ma infatti io mi aspettavo che voi entraste dalla porta principale che è di là, arrivate da dietro, vi do. Ho detto proprio, I'm done. Invece, proprio in che anno vi è venuto in mente di dire, ok, adesso questo gruppo, questo solamente buttare idee magari, si è concretizzato poi effettivamente? Praticamente, cioè, sono un po' di anni che l'organizzazione di eventi va avanti da un sacco di tempo. Expresso è nato con Vincenzo, Fallen è nato da poco, quindi diciamo che in sostanza adesso, okay, è nato realmente adesso, però abbiamo già abbastanza seguito, cioè nel senso abbiamo già idee abbastanza chiare, abbiamo solamente collegato i puntini. Che non c'è una nascita, perché la nascita è l'amicizia che c'è di prima, cioè, esatto, che è una roba troppo vecchia, cioè ci siamo tutti incastrati, chi da gruppi diversi, chi da, non lo so, magari litigava, sai, con il gruppo, ti ritrovi con amici vecchi o con amici nuovi, okay, o come lui che non è di Fasano ma è di Carovigno, cioè ti ritrovi in un contesto che è la creazione di eventi, lui si è avvicinato a Fasano tramite il locale, il Timos, e ci conosciamo tutti insieme, cioè anche tramite tu conosci lui conosce lui, network, esatto, network, che è la cosa che è la cosa, è una cosa che si può creare da ragazzi, soprattutto se trovi delle persone con delle idee, cioè veramente al giorno d'oggi network è semplicemente conoscere le persone, cioè veramente che ora hai usato l'inglese, sai, sembra una cosa a Milano, il network, no, è semplicemente conoscere le persone tranquillamente, semplicemente, però farlo in una maniera diversa comunque. Cioè, conosci le persone, le conosci in una maniera un po' sicuramente più profonda. No, certo. E ci crei qualcosa, non è semplicemente ciao piacere. Sì, sì, la conoscenza magari quando che esce e fai. No, è una conoscenza, diciamo, tra virgolette, improntata, già con un'idea futura. Sì, sì, cioè io voglio scoprire le tue idee e lui vuole scoprire le mie idee, perché magari si può anche... collaborare, esatto. Adesso che abbiamo creato, appunto. Io penso che arrivato a una certa età, cioè ti viene quasi spontaneo se tu sei una mente creativa, no? Mm-hmm. Il fatto di fare network, ma anche di fare ipotesi. Cioè questa cosa dei ipotesi sarebbe una figata. Molto figo. Una figata. E io vorrei intervenire per farvi una controdomanda. Ok. Cioè, come vi è venuta a voi? Ok. L'idea, cioè da chi avete preso l'ispirazione? Mai spiegato in una puntata. Ok, quindi, perché raga, io sono... Ne cogliamo allora. In realtà molto semplice. Comunque qui c'è anche la biblioteca, quindi quando noi dobbiamo studiare veniamo qua, perché è silenzioso, non c'è rottura di cazzo, perché io a casa non riuscivo a studiare, quindi venivo sempre qua e facevo tutto tranquillamente. Allora un giorno c'eravamo noi tre, Peppe che è fuori camera,
ce ne stavamo andando tranquillamente. Passiamo e c'è scritto Music Club. Comunque, mi era sempre... come dire, io ci passavo sempre, vedevo sempre Music Club, ho detto, ma un giorno ci voglio entrare. Quindi eravamo noi tre, mi ha detto, entriamo. Entriamo, chiediamo informazioni e Mavi, che adesso è nostro padre, ci fa, beh, qua si può... è uno studio di registrazione, potete suonare, cantare, fare quello che volete, podcast, c'è un signore che fa gli audiolibri. Io come sento sta cosa mi è apparita la scintilla, ho detto, raga, usciamo, da adesso si fa un podcast. Punto. Bellissima. Le cose migliori nascono molto naturali. Sì. Però vabbè, noi apprezziamo proprio questa cosa, perché cioè, si è dati in pratica come noi, no? Cioè, tra virgolette. Ci siamo venuti molto volentieri. Comunque. Il fatto di creare qualcosa, già questo fa onore, proprio perché cioè, alla fine noi... il podcast che tutti conoscono è Muschio Selvaggio, ma effettivamente qua non c'è un muschio selvaggio, quindi mi dato proprio l'opportunità. È quello che cosa è anche molto figlio, a dire non c'è, e quindi perché non farlo, grazie. Ma anche cioè, perché alla fine lo fai anche, sicuramente gli è venuta anche una passione, no? Parlare con persone figlie. Sì. Cioè, la conoscere gente, quindi lo fai proprio per piacere, sì. Se viene. Cioè nel senso... io come sto parlando con voi adesso... forse probabilmente non lo potrei fare in nessun'altra occasione, certo. Perché non vi conosco, certo. Quando mai andiamo a prendere un caffè e te, certo. Solo in questa situazione possiamo parlare così, certo. Perché non ci conosciamo, ovviamente. Poi ovviamente con persone che conosci è diverso, però è proprio quello l'obiettivo, conoscere persone, espandersi, parlare, aprire la mente, almeno quello è il mio obiettivo. Ma poi soprattutto quando abbiamo iniziato, no? Che eravamo solo noi tre, parlavamo di temi che ci interessavano all'inizio con puntate così. Abbiamo iniziato con le puntate solo audio, poi siamo passati a video e poi abbiamo iniziato, diciamo, ad occhiare persone che facevano parte della nostra vita giornaliera, che effettivamente, diciamo, ma cazzo, una chiacchierata con questo? Cioè, uscirebbe veramente una bella puntata. Figata. E abbiamo iniziato così, poi andando avanti siamo arrivati qui dove siamo oggi, che è partita la nostra prima ufficiale stagione del podcast. Quindi in realtà è... ma sì, alla fine è partito tutto dal voler fare network. Cioè non ci facciamo una lira, oddio. Abbiamo fatto... 3 euro abbiamo fatto. Sì, appunto. Cioè, oh, raga... no, non sono manco 3 euro, sono 3 dollari. Quindi col cambio, ciao, distrutto. In realtà una cosa che mi incuriosisce è invece l'idea del brand. Come... è una roba come... che... sì. È una roba che inizialmente facevo una roba diversa. Sì. Cioè, io personalmente mi è venuta questa idea un po' così, ma all'inizio, giusto perché, sai, vedi il G, io sono uno che va molto ai mercatini prima che andassi di moda. Ok. Cioè, a me mia madre mi ha insegnato da piccolo, vai ai mercatini. Tanto spendi 1 euro, 2 euro, sono robe vintage, usate, chiaramente. Oggi sì, questi fighi, cioè trovi i pezzi fighi, no? E io sempre da piccolo andavo prima con lei, poi sono iniziato ad andare io, no? Nonostante c'era magari quasi un pregiudizio, ti compri... sì. Effettivamente. Ma c'è ancora, detto, prima che spopolasse su TikTok, dici, ma dove cazzo prendi la roba? Cioè, per dire, farlo prima che spopola... Sì, cioè adesso è diventato famoso il mercatino a Milano, sì, a Roma... Sì, no, ma vanno anche qua, raga, cioè vanno anche qua, ve lo dico io perché sono frequentatore. Da là mi collego nel fatto che, diciamo, mi è andata questa cosa... Vedevo i Levi's, ad esempio, non dicevo, vabbè, 10 euro, cazzo, lo prendo. Però magari, sai, manca qualcosa. Ho detto, ma li customizzo. Ok. Allora iniziai a fare sta roba e poi ho iniziato a vedere che comunque andava, cioè, perché comunque è nata 2 anni fa circa. Si chiamava Trust Your Denim. Io chiaramente, sai, era un progettino che vuoi fare all'inizio, anche vendevo anche su Vinted. Andava, cioè comunque vendevo. Però sai, qua in zona non c'era l'azienda giusta, la serigrafia giusta, che magari sui jeans ti può fare roba seria, okay? Okay. Quindi magari io non volevo rimanere là a fare roba basica. Il progetto, diciamo, che è stato un po' accantonato, però da là. E in questo mi aiutava lui, in tutto questo, chiaramente, che è grafico, ma che è prima di tutto amico, perché veniva con me alle superiori. Quindi ho detto, vabbè, chi contattare se non un ragazzo che mi aiutava a me a scuola, che io ero abbastanza, io fatto grafica come lui, ma io ero su un altro livello, cioè io stavo molto più in basso. Sì, diciamo che dopo io essendo già all'interno del gruppo di Trip, barra Rodeo, quindi già eravamo un po' più indirizzati, no, su quel mondo, e quindi lui è venuto da me, mi ha proposto l'idea, ha detto, ma... che ne pensi se? Perché ho detto, sì. Ci sta. Io avevo idee, non avevo le competenze. Ho detto,
tu comunque sei, cioè, sei una persona che so che più vale, più competente in quel okay. settore. Da là è nata, perché da scuola eravamo amici sì, ma non come lo siamo ora, sì, o comunque esatto. di collaborazione certo. anche in generale. Da là è nata poi, dopo il progetto accantonato, ho detto io cazzo, cioè non voglio avere rimorsi di nulla. Ho detto, sto progetto, se l'hai pensato un attimo, puoi espanderlo, puoi pensare a qualcosa di diverso. Ho detto, perché non fare non solo jeans in generale, fare anche abbigliamento, roba simile. Questo quanto, quanto tempo fa questo? Un annetto e mezzo fa. Okay. Sì, era sì, tipo fine 2021. No, fine 2022 forse. Sì, forse ottobre sì. 2022, sì. Roba del sì, roba simile. Sì. Io ricordo il momento in cui abbiamo pensato al logo, sì. stavamo in videochiamata, perché io prima stavo a Torino, non stavo qui. Okay. Lui tipo mi chiamò, mi spiegò un po' le cose, stavo lì sull'iPad, disegniamo un asterisco. Così. No, raga, a me, allora io sono molto... Beh, semplice, cioè, no, perfetto. Facevamo le chiamate... Io dicevo, andavo di botanica, okay. mi veniva un sacco, io quando vado di botanica sono molto creativo, okay. cioè davvero sono super creativo, mi si allarga un attimo la mente, okay. cioè se uso la botanica è per quello, no, basta, certo. cioè è quello per me. Facevamo le videochiamate e io dissi, cazzo che cosa si può usare? Si possono dire le parolacce? Sì, sì. Sì, di quello che vuoi. Che cosa si può usare? Che magari puoi usare anche, che ne so, in una comunicazione, cioè che hai anche sulla tastiera. Mm-hmm. Cioè una puttanata che tu dici, lo vedo ovunque sto cazzo di cuso, cioè capito? Poi... Una cosa che entra in testa. È una cosa che entra in testa. Ho detto, vabbè, una cosa figa. Okay. Ok, così. E poi abbiamo pensato al nome, che in realtà ci è venuto molto spontaneamente, sì. cioè così, sempre in creatività, okay. in modalità go. Super Saiyan. E poi pian piano abbiamo fatto il primo drop, che è andato bene, abbiamo fatto dei numeri comunque. Tra l'altro vi abbiamo portato un cappellino che puoi dire. Grazie mille, sarebbe questo. Lo facciamo sì, vedere. Sì, è quello tranne che sta lì, questo okay. quello mio personale. Madonna. Bello. Ah raga, sta cosa so fighissima. Aspetta, mo passamelo, che io sono senza occhiali. Felpa così, cioè questo è anche un campione di felpa. Questo che ho io in questo momento. Posso, vabbè. Mezzo chilo. Bello, bello. Vedi, cioè zip, tutta questa cosa qua. Come ci si arriva, diciamo, a tutta questa produzione? Allora, noi ci abbiamo... Ultimamente stiamo facendo un progetto diverso, cioè ci stiamo ripuntando sui jeans un attimo. Ok. Perché siamo fermi un attimo sulla produzione, stiamo vedendo dei produttori un po' più seri. Semplicemente stiamo cercando quello, in realtà avevamo preso uno spazio, abbiamo avuto una brutta notizia. 2 giorni fa avevamo comprato uno studio, perché noi volevamo allargarci, okay. noi ci appoggiavamo alla serigrafia di Carmelo, che è fuori camera. Piacere, tranne che insomma casini, volevamo prendere uno studio perché volevamo allargarci e doveva esserci anche Vincenzo, che è sempre parte di Expresso. Ok, di... Full, diciamo, fa parte anche lui di tutto. Insomma, di Expresso, di dal tutto. Team comunque. Lui si sarebbe appoggiato per lavorare alle sue robe e noi avremmo lavorato sulle nostre, tranne che è andata un po' un attimo... Diciamo che al sud ci sono troppi anziani ancora e la mentalità ancora è un po' pregiudizi. Nonostante che quello fa... che dicevo di prima del progresso, c'è ancora un po' una mentalità. Sì, quello c'è sui locali, perché sì. è un locale commerciale. E ti chiedono che cosa devi farci dentro, mm. perché loro vogliono una sicurezza, no? Deve essere una nostra area di lavoro, cioè comunque devi lasciarmi gli spazi. Io ho bisogno di questo spazio per lavorare sul mio progetto. Cioè, chiaramente se io ti pago mensilmente, sì. tu non dovresti avere... No, io ognuno decide, cioè io rispetto assolutamente, ma ci sono sicuramente modi di pensare, insomma... No, certo, disconnessi anche dal mondo, ad esempio. Però comunque quelle mentalità là sono anche, diciamo, da comprendere, no? Cioè, nel senso, dicono, do questo studio a sto ragazzo... Cioè, loro non arrivano neanche a immaginare, capito? Esatto. Quando è un altro mondo. Quando poi non vedono veramente mondo. Le cose, sì. magari le robe, sì, sì. qualcosa, o effettivamente le entrate anche, esatto, perché anche quello, non li certo, entra nella certo, testa certo. quando non vedono. Vabbè, però fin quando tu gli stai pagando l'affitto. No, allora sì, infatti, uno, effettivamente, sì. Appunto. Dovrebbe essere così in teoria. Cioè, se tu gli stai pagando. In teoria, però, ma purtroppo nella pratica. Almeno che non fai un... Allora, cioè, si basa su un'altra roba, che magari è la fiducia che tu glielo darai per mesi. Cioè, loro sì, sì. si affidano sul fatto che tu magari lo prenderai per 1 o 2 anni. Cioè, loro vogliono il cliente, tra virgolette. La garanzia. Cioè, la garanzia, no? Però, cioè, vabbè, in generale non ci soffermiamo sullo studio perché è una tegola, una brutta tegola.
Vabbè, da questo mi voglio collegare al fatto che anche cioè, voi volete fare la puntata da noi, nel nostro studio. Vero, vero. Okay. E appunto non abbiamo nessuno studio, nessun posto nostro. Quindi cioè, noi, l'idea nostra è proprio quella di fare un lab successivamente. Da Vincenzo sta cercando di... Noi stiamo cercando di fare uno studio di registrazione appunto okay. Da usare innanzitutto noi, che poi da usare come casetta, cioè da usare proprio come... studio quello del pomeriggio credo. Esatto, cioè, capito? E anche poi magari per i ragazzini, cioè come abbiamo detto prima, magari il ragazzino a Fasano ci sono un sacco di ragazzini che fanno musica ma che non registrano perché non sanno dove registrare. Tanti. Quindi tu magari se li crei l'opportunità, il ragazzino lo aiuti appunto in qualche modo, proprio per questo, per le passioni che abbiamo detto prima. Ma no, perché è una cosa che qui in zona manca, sì. Cioè, qui in zona manca, infatti il problema principale sta proprio in quella di un grande lab, quindi di un grande posto dove siamo studio di registrazione, posto per chillare, laboratorio dove fanno i jeans, okay. Cioè proprio un posto di unione totale praticamente. Sì, un super laboratorio creativo in modo che chiunque abbia un qualsiasi tipo di idea che può essere ovviamente consona a ciò che facciamo, può diciamo, venire lì, okay. Stare praticamente quindi in quindi non solo per voi, ma avete in mente comunque di portarci altri con altri. Sì. Vabbè, sì. Sempre in espansione. Sì, poi comunque sarà... Certo, certo. Okay. Sì. Ma perché si vuole creare un movimento, cioè se... Serio, cioè sarà... Di Fasano. Potrebbe essere una cosa molto grande... Ci sono molte grosse sotto. Allora io vi parlo di un esempio, come è stato magari che, cioè il nome Massafra ora, no? Cioè ora non era nulla. Eppure ora tutta Italia c'è cose Massafra. Esempio stupido. Cioè è quello anche, mettere sulla mappa. Okay, perfetto. Cioè mettere veramente sulla mappa il puntino, il pallino, questa zona in generale. Non siamo così egocentrici da dire Fasano, ma la zona. Cioè la nostra zona che magari è la Valle d'Itria, che comprende magari anche Monopoli. La zona della collina, sì, insomma, sì. Tutte queste zone che dobbiamo valorizzare in qualche modo, che certo, hanno valore col turismo, ma in ambito culturale, creativo, giovanile, c'è cioè, veramente poco. Vengono sottovalutate, magari non viene sfruttato forse tutto il potenziale che c'è. Esatto. Essere il bel esempio, cioè essere il bel esempio della zona, cioè, perché non c'è nessuno di grande, ecco, esatto. Che si preoccupa di questa cosa. Mentre se vai a Milano. Lo trovi, come dire, il sessantenne. Sì, sì, sì. Esatto. Ma magari trovi il pugliese che se n'è andato di qua. Sì, assolutamente. La fuga di cervelli dalla sì, pugna. Assolutamente. Cioè, quello. Ma tipo quest'anno c'è stata una forte inversione, ecco. Sì, cioè, quest'anno è verissimo, l'anno della Puglia. Cioè, sono usciti i rapper pugliesi, però che tutti, esempio stupido, dicono no, fanculo Milano, io rimango qua. Verissimo. Parliamo anche con Roberto Pezzolla, che fa... Sì, 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 sì. Lui ha detto proprio, io sto qua... Un saluto, perché... Roberto. Perché qui c'è la possibilità di lavoro e qui vogliamo mettere le basi. Ma anche perché cioè, andare a Milano sarei uno di tanti. Paradossalmente, anche l'etichetta discografica di cui siamo andati, noi siamo andati appunto in 18 proprio per spiegare tutto il progetto, non solo il progetto Vince, che è comunque ciò che è emerso e ci ha fatto emergere. Mm-hmm. Proprio perché lui vuole sempre tirare in ballo tutti gli amici, tutto il progetto, che è un progetto molto valido, appunto. E questa cosa loro ha impressionato proprio, quindi loro sono stati i primi a dirci no. Nel caso in cui firmate il contratto, voi siete i primi che dovete rimanere là, nel vostro posto. Capì? Vi finanzio il posto dello studio, ma dovete restare là proprio per fare ciò che fate ora, però con più canali di comunicazione, più visibilità praticamente. Cioè esattamente mettere Fasano sulla mappa che manca. Come ti è sembrato, diciamo, quel mondo delle etichette? Non parlando delle etichette in cui si sei andato in particolare, ma diciamo, cioè proprio un mondo... Che io non conosco. È un mondo, cioè che praticamente se hai il sogno di diventare musicista, tu entri in quei posti, ti vai letteralmente a bindolare da tutto. Okay. Cioè tu entri, trovi la scritta Universal, vai nei corridoi, trovi dischi d'oro, dischi di platino, di tutti gli artisti grandi, che tu ti ascolti. Entri nelle sale, cioè capi, un mondo... Poi è stata una settimana molto impegnativa perché abbiamo fatto letteralmente mattina un incontro, pomeriggio andavamo in un altro incontro. Quindi alla fine, siamo arrivati alle ultime etichette dove andavamo, cioè andavamo in etichette grosse, ma noi non ce ne fregavamo un cazzo, cioè ci eravamo rotti il cazzo di farci il giro delle etichette, perché era veramente molto pesante a livello mentale, sì, perché poi andavi in un posto, ti dicevano una cosa, andavi in un altro posto, ti dicevano un'altra cosa. Cioè tu vai lì, diciamo, esponi le idee, oppure comunque loro ti parlano di contratti? Ma cioè sono lì per sapere... La tua visione, la tua idea, cioè che Vincenzo ha spiegato perfettamente, abbiamo fatto ascoltare delle demo inedite, che poi vi facciamo anche sentire a voi. Quindi diciamo, questo abbiamo fatto, poi loro si sono interessati al progetto, cioè chi più e chi meno, etichette, parlando, però comunque molti hanno capito la nostra visione. E per questo prima ti stavo dicendo il fatto che noi spesso ci sottovalutiamo, perché siamo arrivati a Milano, le etichette, cioè loro ci vedono veramente come alieni, ci hanno visto veramente come alieni, abbiamo fatto impressione a tutti, capito?
E questa è stata una cosa molto figa, la verità, cioè, perché ora mm-hmm. siamo rimasti in contatti con tutti. Poi, cioè, dopo questa settimana molto impegnativa, l'ultimo giorno siamo andati in studio con Pietro, finalmente, sì. Ci siamo veramente, ci siamo veramente rilassati. Lui è un bombone, veramente, la verità. Siamo andati in studio, sono andate due tracce così, molto figo, la verità. E invece, proprio parlando appunto di, no, la settimana a Milano, comunque, pensi che rimanendo qui riuscireste a esprimervi meglio artisticamente rispetto a lì? Sì, sicuramente sì, proprio perché Milano vivi una concezione totalmente diversa, cioè mm-hmm, proprio sì. Viverci una settimana e stare in quegli ambienti ti fa proprio capire, è una cosa dura, molto, sì. Molto dura, poi crei un sacco di connessioni, cioè Milano è proprio bella per questo, perché poi in quei posti trovi... Sì, indubbiamente il network è il più alto in Italia. Secondo me è che se vivi a Milano, scrivi di Milano, semplicemente, cioè scrivi di quello che hai vinto. Quindi non sei più tu come sei nato, cioè Vincenzo che parla di dove è, delle esperienze che fa qui, cioè della vita nostra, dell'amicizia che si crea qui, cioè è tutto collegato con... Estetizzato. Sì, sì, normale. Cioè se tu vivi a Milano di cosa scrivi? Noi se lo disse, io vi... continuato a vivere a Roma perché io devo scrivere di solo Roma, di qui, devo descrivere sì, la vita sì. romana. Sì, è finita la moda che ormai fai romana. Soldi e te ne vai a Milano in realtà. Sì, Milano sarei solamente quando ti chiamano per, sì. Certo, per fare sessioni. Milano è una roba, sì, per il network. Cioè è bello questo nuovo punto di vista. Cioè a Milano vai per uno scopo che non è sicuramente quello per prendere ispirazione per scrivere, capito? Esatto. Cioè, a Milano vai per il business. Esatto. Ti fanno scrivere, cioè infatti lo dicevo anche a Vincenzo sta cosa. Ti fanno comunque scrivere, perché comunque, cioè, in quella settimana a Milano abbiamo vissuto sensazioni veramente indimenticabili, certo. Probabilmente. Esperienze uniche, sicuramente, non ci scorderemo mai. Quindi ti permettono di scrivere in maniera diversa. Se tu comunque frequenti quel posto una settimana, ok, ma se tu lo frequenti un mese, tre mesi, cioè poi diventa abitudine, un po' perde il valore anche, mentre un conto è stare qua, salire là, fin quando possiamo permettercelo, solamente per registrare, appunto, per fare ciò che dobbiamo. C'è anche un altro pensiero, secondo me, che noi non riusciamo comunque a scollegare il fatto che se noi andiamo a Milano, la vediamo nuova, nel senso è una roba che non vedi mai, no? Cioè è una roba diversa sì. Da qua. Noi non apprezziamo quello che abbiamo qua, in realtà. Perché tu pensa a tutta la gente che viene in vacanza, per esempio. Cioè noi l'estate diciamo, ok, andiamo a Polignano per farci. So. No, la gente non lo può fare tutti i giorni come lo possiamo fare sì, noi. Uh-huh. Cioè una roba che gli altri vedono Polignano e rimangono... Sarebbe così, bello cioè a bocca aperta vedere raga. Con quegli occhi là che dici bravissimo tu, e ogni tanto mi soffermo ma nei posti che abbiamo ma anche nelle esperienze che possiamo fare e dico ma io lo vedo con gli occhi che magari io ho vissuto qua sì. Sono cresciuto esatto. Qua ma una persona che lo vede per con gli occhi volta, di un turista è... Cosa pensa? Secondo me pensa che è fantastico, capito? Mm-hmm. Se ti allontani cioè... poco poco appunto cioè stai tanto è la stessa tempo, roba che se io vado a Milano è una roba nuova per me però il milanese magari è anche stanco di Milano. Cioè io bisogna mettersi anche in diversi paragoni. Ma non solo Milano, c'è cioè anche scusa. Qui vengono turisti da tutto il mondo, cioè Australia, New York, ho conosciuto un sacco. Io lavoro a un ristorante proprio nel centro storico, quindi parlo con turisti quest'estate tutti i giorni praticamente. Certo, certo. Cioè una coppia mi è rimasta impressa di New York. Quando comunque sono arrivati là al centro storico, sono arrivati a bocca aperta, che per me è il centro storico, cioè non lo sì, per perché lo vivi tutti i giorni, no? Capito? Perché loro sono abituati, capito, magari a palazzi alti, cemento ovunque, mentre arrivi qua è un aspetto mentale. E trovi proprio la pace. Poi io quello che dico di andare avanti, tu vedi, io parlo magari di nuovo per il mio settore, la moda, okay. Dolce Gabbana quest'estate, cioè la sfida hanno fatto davvero bello, cioè con gente... importante che è venuta qua in Puglia è stato sì, a Fasana sì, sì, Pugnazza, cioè comunque c'era chiunque ma in realtà perché hanno fatto anche lo spot vale. Qua cioè ragazzi sì, no qua dietro. Non viene Stefano Dolce ora perdonatemi non mi ricordo il nome Domenico Gabbana sì, sì. Non vengono qua per caso raga cioè che organizzano 10 giorni 20 giorni di sfilate cioè raga senza dimenticarci figa. Anche il G7 ah quello di prossimo. Tutti l'anno prossimo sarà? L'anno prossimo se non erro, ragazzi. Non lo so. 2024. Sì, a Borgo Ignazia. Marzo 2020. Hanno preso 2024. Hanno preso tutto Borgo Ignazia e lo scuffileranno di politici là dentro. Ritornando sempre al tuo progetto, no? Come far partire, diciamo, un primo drop, un brand? Perché comunque
adesso anche questa cosa del brand va avanti. Cioè, sui social è quasi diventata una cosa. Sì, vero, vero. No, il messaggio che passa è tutti vogliono farlo, tutti vogliono creare un proprio brand, è quasi diventata una moda, faccio i nomi, proprio seguendo gli esempi tipo Sante, certo, 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 Vibe, certo, o comunque questi brand qua, che, come abbiamo detto prima, vengono presi come esempio, cioè nel senso, dicono, a questo è un ragazzo come noi che fa un brand e arriva là, cioè è arrivato a uno status, noi siamo stati all'evento suo a Milano, certo, a Parco Sempione, sì, cioè direi una cosa improponibile. Visto anche la maglia Scuffers, che è una figata, Scuffers, questo è bellissimo, sto figata. Spagnolo, sta, bellissimo, sta spopolando ancora di più ultimamente. Sì, questo è, ma comunque, proprio le vibes che dà, sì, perché sì, è una figata, sì, sì, ho visto. Il brand è anche cosa vuoi così, trasmettere. Sì, esatto, esattamente. Cioè cosa vuoi vivere tu con la maglietta addosso, capito? Cioè, quella è la figata. Cioè, tu fai parte quasi di quell'ideale, no? Mi ricollego alla domanda. È un mercato saturo, effettivamente. Però ormai c'è tanto mercato saturo in tanti mercati, in tanti settori. Come la musica, raga. Cioè, la musica è super satura. Come stavamo dicendo prima, c'è gente che deve andare a registrare. Vuol dire che c'è tanta gente che aspira a fare il rapper, che a cantare, qualsiasi genere, chiaramente. In generale, c'è tanto mercato, tanta richiesta, tanta concorrenza. Magari sì, anche c'è un mercato che anche puoi durare un mese, ad esempio, e anche il brand è così, puoi durare anche un mese e poi se non sei bravo scendi di nuovo, come anche nella musica, ma come anche nel calcio, negli sport, cioè come in qualsiasi veramente settore, raga. Però se sei forte anche nel mercato saturo, tu sai. Cioè, il progetto è quello, piano 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 piano, perché quello che vedo io è che magari TikTok ti dà la potenza, che magari ti dà lo, non lo so, ti dà lo sprint, sì, un attimo, iniziale, dopo. E poi magari puoi anche morire tranquillamente, cioè magari puoi anche che mentalmente dire... poi ti può far male quella cosa. Sì, sì, molto. Però la devi dare, ormai è così, diciamo. Ma magari non ti parlo di un mese, ma magari duri 2 anni, poi la tua ondata di magari sfruttare le scritte dietro la maglietta passa, perché comunque si chiama muda. Reinventarsi, ti devi reinventare, devi essere forte lì. Cioè là vuol dire che sei forte, tu, esatto, puoi rimanere nel mercato. Se rimani vuol dire che è tua la vera forza, esatto. Non diciamo che è capitato, diciamo che hai preso quella cosa, oppure magari l'hai copiata da qualcuno. Cioè ora è chiaramente più difficile emergere, ma più facile creare, cioè fare le cose. Ecco perché, cioè perché ora puoi scrivere al cinese e gli dici fammi sta roba, fammi sta maglietta con sta scritta, senza magari dire io c'ho già la maglietta, mi faccio la stampina così e le metto a vendere. Che per carità può essere un bel progetto, cioè io stimo chiunque magari si metta a farle, chiaramente con un minimo di criterio, però magari rimani là, cioè, capito? Sì, poi la cosa è sempre tutto collegato, appunto, perché cioè loro prima che facessero il primo drop, già Vincenzo faceva i live con addosso le robe, quindi sì, comunque è una roba figa il fatto che tutto lui ha, diciamo, il pre, tutta, no? Produzione interna, le anteprime, comunque ci crea una bella pubblicità, un po' di sì, 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 è figo anche andare insieme, cioè creare queste qua le abbiamo fatte per il per loro, che è un progetto, Artecno. Noi ci distacchiamo, nel senso non è un nostro drop, però aiutiamo magari nella parte grafica, comunque. Ma perché, esterno, cioè, abbiamo tipo tutti... che fanno tutti... Cioè, siamo tutti collegati, non so come... È un'economia interna. La cosa bella, sì, effettivamente, è che tu non devi pagare nessuno. Esatto. Cioè, tu conosci tutti. Ti serve, cioè, il grafico, hai Matteo. Cioè, ti serve tipo Matteo, il grafico. Cioè, tu immagina, Vincenzo, quando dice partito da, cioè, con 0 euro, veramente, con 0 euro. No, non abbiamo speso 1 euro, perché la comunicazione... I video sono fatti con 10 centesimi di caffè, 1 euro di caffè, voglio. Esatto. Ma questa è la vera cosa da capire. L'amicizia, no? L'amicizia è nata proprio, cioè, noi siamo sfondati su TikTok, che banalmente poi là TikTok dipende molto da come tu vuoi usare il social, cioè, capito? Non devi essere sfruttato da TikTok, devi essere, no, tu a sfruttare la piattaforma. Noi siamo andati, cioè, abbiamo iniziato a fare TikTok con la canzone Non ti siamo divertita così, tutti noi amici, cioè, sì, siamo parecchi. La cosa poi così è andata via via aumentando fino a quando ci siamo ritrovati il TikTok. Si propaga sempre. Alessia Lanza, che, esatto, ci ha fatto il TikTok, là siamo rimasti... Cazzo, quale... Ti immagina, ti svegli la mattina e trovi sto coso. Quindi, capito, là... Sì, c'è anche la cosa figa di TikTok, cioè proprio come è nata l'idea, perché... Magari un ragazzo come me, magari fare il balletto, fare la cosa un po'... No, assolutamente. Cioè, invece fare una cosa carina, come, esatto, le foto, perché, cringe, noi. Cioè, noi diciamo, ok, vediamoci, prendiamo 20 foto, ognuno di noi,
E mettiamole sì, alle sì. tre. Tutte è andata viralissima questa cosa. Il primo giorno avevamo già tipo 50 TikTok, eravamo soltanto noi, i nostri amici, le nostre amiche. Cioè, e qua era la forza. Però la cosa comunque... E la gente comunque, poi vedevi che... Dici, cazzo, cioè, ci sta... Cioè, arrivavi a dire, cazzo, io a quello non l'ho chiesto il TikTok e l'ha messo. Cioè, che è quella la gente la famosa, sempre a mettere TikTok. Gente che scriveva Vincenzo, etichette. Poi comunque l'etichetta, cioè TikTok è la tua vetrina in quel momento. Quindi tu una volta che ti presenti alle etichette, magari loro ti... targettizzano come quello da TikTok. Però se tu le arrivi con un progetto solido alle spalle, serio, dici cazzo, questo è veramente... Che in realtà ho un dubbio. Vai. Perché tu hai appena detto l'etichetta ti vede e dice questo qua è da TikTok, no? Quindi c'è ancora, diciamo, un pregiudizio, cioè, verso... Sì. Ok. Beh raga, ma perché non c'è niente di male nel dire che ora il pezzo più forte è andato grazie a TikTok. Però quello indubbiamente è un'arma TikTok, perché fa conoscere il personaggio, la storia che c'è anche dietro. Perché ragazzi, l'etichetta vedeva che era una canzone unica che è andata su TikTok, ma neanche gli scriveva Vincenzo. Poi invece magari vedi che hai catalogo, cioè c'è gente che ti hai studia, un catalogo veramente serio con musica che vale, ma che non è stata ancora magari scoperta dalle giuste persone. Perché raga, quello basta. Esatto. Sì. Basta quella hit, è solamente la goccia che esatto. Cioè dici, io sono qui, guardatemi quanto cazzo sono forte. Cioè è quello che poi attira anche, no? Però poi ovviamente l'etichetta devi restare sicuramente sul pezzo. Non va ad ascoltare quel pezzo là, quel ritornello là, ma va a vedere soprattutto tutti gli altri pezzi. Poi chiaramente pezzi futuri, devi essere bravo che tu, che verrà, progetti. Cioè se hai una buona spalla dietro, insomma, che però te la devi creare. Sì, te la devi creare esattamente. Quindi con in realtà tempo, con gli anni, sfatiamo il mito che l'etichetta non ti vuole solamente per una canzone che hai fatto. No, assolutamente no. Poi dipende. Cioè dipende dal personaggio che vuoi creare. Ok. Infatti sì. Cioè, proprio prima ne stavo parlando, che vedendo tipo l'intervista di Marra, che lui diceva che in questo settore ci sono quelli che vanno forte per la musica, quelli che fanno forte per l'intrattenimento, che fanno musica, però la loro forza è altro. Sì. È andare su TikTok, fare il balletto, farsi la fotografia. Cioè, sono due cose diverse. Mm-hmm. E quindi c'è, cioè, la cosa comunque nostra è di rimanere comunque noi e far piacere questo progetto. Tutto il progetto, cioè, poi abbiamo trovato veramente gente che ha captato la nostra visione appieno. Cioè, noi siamo andati là, abbiamo messo i pezzi, la gente ha vibato come noi, cioè, là, dici cazzo, cioè, la gente che tu ascolti, cioè, la gente che per te è un idolo, sì, sta là nella tua stessa stanza a chillartela come te, capito? Cazzo, dici, fa tanto. Poi è normale che vai là e ci sono quelli che si accorga, capito? Ti tengono là solamente per TikTok, capito? Ti vogliono tenere come fenomeno TikTok, però quello è un'altra cosa, cioè non discrimino chi lo fa, però sono due strade diverse. Sì. Ne puntiamo più a rimanere leggendari, come abbiamo detto all'etichetta, rimanere leggendari nel tempo. E per essere leggendari adesso non abbiamo bisogno né di soldi né di niente, cioè abbiamo solamente bisogno di essere noi e di avere un canale di comunicazione più ampio che ci dà più una visione, appunto, ci fa arrivare a più gente, questo vogliamo. Certo. E invece, cioè proprio il giorno preciso in cui arriva la famosa... è arrivata una chiamata, penso. Una chiamata, un messaggio, una mail. Tasato da tutti. In DM. Cioè proprio abbiamo detto, voi dovete venire a Milano, punto. No, allora comunque ci siamo trovati, hanno scritto, abbiamo prima fatto delle videochiamate con tutti loro, quindi con l'etichetta abbiamo fatto la videochiamata, poi comunque abbiamo detto ragazzi, saliamo una settimana a Milano e becchiamo tutta la gente che possiamo beccare. Infatti per questo dicevo, abbiamo fatto mattina con uno, pomeriggio con un altro, ci siamo organizzati al meglio. E, appunto, per vedere un po' tutti, per farsi la propria idea, noi, innanzitutto, sì. Anche loro, cioè di farsi un'idea di noi. E, quindi siamo scesi, finalmente ci siamo rilassati, abbiamo preso le nostre decisioni. Sono stati in Moisa, che sono gli studi più nuovi tecnologici di Milano, che sono di Sciablo. Uh-huh. Cioè siamo andati là a fare session, avevamo Ercomi alla stanza a fianco, avevamo Marra che faceva le prove del Marrakech. Marra che faceva le prove del Marrakech, Sciablo. Capito? Ti vedi, per questo ho detto una settimana sì. Cazzo, dove cazzo sto? Cioè ti cambia proprio. È quasi tipo normalizzare, vedere delle persone che tu vedevi soltanto, cioè le ascoltate, vedevi su Instagram, sì. Uh-huh. Cioè tu poi dici, cazzo, è normalità vedere. Sì. Cioè, lì cazzo, sì. Sono come noi, diciamo. Dovevamo beccarci con il manager di Ariete, che però non ci siamo beccati, ci ha invitato al concerto di Ariete, mo a Bari, l'altro giorno. Siamo andati nel camerino con Ariete, abbiamo fatto due chiacchiere, l'abbiamo conosciuta,
Molto bravo. Quindi si creano tutte queste connessioni, sempre perché se la tua musica vale, la gente ti mette in contatto con le persone giuste. Sì, 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 sì. Però da una parte mi piace anche il come la raccontate, perché vedo che molti, magari alcuni già dopo che fanno la prima, capito, dicono ho fatto questo gradino, sono già arrivato, perdono molto l'entusiasmo, mentre voi state mantenendo questo entusiasmo a stecca. Adesso siamo proprio a palla, cioè sì, cioè ma perché, noi non, perché non siamo arrivati ancora, cioè non è... Esatto. Non, ci siamo solo fatti scoprire. Sì, sì, sì. Esatto, cioè, però capito, molti fanno quel gradino e pensano già che stanno... No, poi calcola che tutti ci conoscono per Non ti sei mai divertita così, no? Cioè, sì. Per Non ti sei mai divertita così. Ma dietro quella canzone, cioè, da quella canzone ad oggi, solo noi sappiamo tutte le canzoni che abbiamo fatto, tutto ciò che abbiamo fatto. Cioè, noi siamo in hype più per quello che verrà che per quello che siamo stati, capito? Bisogna avere anche un certo livello di fiducia in se stessi. Sì, sì. No, cioè di dire io lo posso fare perché lo so fare. Poi chiaramente quello che manca tante volte è veramente solamente la voglia di fare. Cioè raga, mettetevi a fare qualsiasi cosa vogliate fare, nella vita, sì, 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 sì. Fatelo con passione, curatelo, e magari un giorno vi può dare dei frutti. Ed è una cosa, cioè, una figa. Mm-hmm. Delle soddisfazioni, no. Tu fai una cosa che chiaramente quello che vuoi nella vita è che ti dia anche un ritorno economico. E lo fai con divertimento, ce lo fai con tanta leggerezza. Noi ragazzi siamo fortunati comunque ad avere posti che ci, diciamo, danno disponibilità di lavorare, no? Sì. E l'esperienza che magari tu da cameriere, non so, cioè che sono lavori super rispettabili. Io ho fatto il cameriere, ho lavorato nei lidi, cioè magari come facciamo noi ragazzi qui. Raga, io non mi va di fare quella vita, no? Cioè, quando lo fai lo capisci. Devi cambiare le cose. Ecco, io voglio lavorare leggermente, cioè... con leggerezza, non so come... Cioè, voglio stare tranquillo quando lavoro. Infatti, deve essere una roba che mi deve piacere al 100%, che poi non è per forza progetti creativi. Cioè, io, ad esempio, studio scienze motorie, mettermi in palestra a fare il personal trainer è anche una strada che vorrei prendere. Però tutto si può intrecciare. Quindi, perché non aprirsi più strade? Semplicemente avere veramente solo voglia di fare. Ma molte volte è anche... scoprire la passione in se stessi di qualcosa, coltivarla. Di lato, diciamo. Cioè, devi essere... stai facendo una strada dell'università continua. Sì, esatto. Sì, sì, è sì, una figata anche l'università. Però molte volte, capito, il ragazzo di questa zona in generale dice, vabbè, ma se cose le fanno a Milano. Certo, cioè, è proprio quello. Sì, 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 appunto. Per quello bisogna avere, cioè, proprio... è anche proprio la strafottenza. E quindi magari... non vedo nessuno, sì, sì, però, sì, anche la strafottenza, sì, che se non ce la faccio, che me ne frega. Sì. Io mi sono divertito. Capito, si preclude già all'inizio. Esatto. Cioè già il cervello dice, qua non si può fare, quindi non lo faccio. E vede che c'è quell'esempio che nel suo paese ha sfondato, dice, cazzo, capito? Posso farlo anche io, ti serve molta... l'ho fatto ora qua. Proprio appunto, per partire, cioè, ti serve... Abbiamo iniziato questa intervista, cioè... Esatto, sì. Proprio quello, capito? Dare, trasmettere agli altri questi valori, capito? Cazzo, fatelo, cioè, ci siamo noi, stiamo facendo questa cosa, potete farlo anche voi. Esatto. Che stiamo facendo e non abbiamo ancora fatto niente, ripetiamo. Esatto, non abbiamo fatto niente, però... Non abbiamo fatto ancora niente, raga. Siamo un cazzo di nessuno. Anche io magari mi sento ogni tanto di avere pensieri interni, di dire, vabbè, stiamo andando un po' lento. Però chiaramente nella vita ci sono momenti e momenti. Ma sì, ognuno ha le sue tempistiche. Esatto. Certo, cioè anche noi adesso la stagione è partita a novembre. Sì. L'anno scorso siamo partiti prima. Siamo partiti a ottobre, a settembre, fine settembre già registravamo. Diciamo che è partito proprio per caso. Cioè con l'inizio della scuola ci siamo ritrovati qua a studiare e poi abbiamo scoperto. Però comunque per preparare qualcosa di più grosso, una stagione che può essere magari un drop, che può essere magari un evento, che può essere magari qualsiasi cosa, un video, sponsor sui social, comunicazione, cioè ci vuole tempo, bisogna dedicarsi sopra, perché almeno io voglio che esca tutto perfetto al meglio. Ma proprio come ha detto lui, prima andavi al mercatino, prendevi il Levi's, lo customizzavi e lo vendevi, ciao. Invece... adesso appunto a fare una cosa più seria, ti serve comunque più tempo, quella è la indubbiamente prima idea, cioè bisogna lavorarci su, prendere spunto dagli altri sicuramente, vabbè, quello penso che sia certo. Poi ti dicono copi però no ispirazione devi qualsiasi artista ma tutti certo. qualsiasi cosa cioè noi siamo con i nostri genitori, tu prendi gli esempi dai tuoi genitori però poi tu sei te stesso. Sì. Cioè, tu magari ti rimane qualcosa io come loro. Persona, o diciamo come mi non so, vedi anche ispirazione, cioè in generale, punti
nella vita, non so come dirlo, figure nella vita, okay, anche i miei genitori, per esempio, no? E come i miei genitori possono essere, che ne so, figure, non so, un Virgil Abloh per me, sì, ad esempio, no? Cioè, sai, che quella persona per te ti può dare tante cose, a livello umanitario, a livello di pensiero, a livello di qualsiasi cosa. Certo. Come quello sono anche gli amici, mm-hmm, no? Beh, che poi alla fine anche i tuoi genitori, le figure che prendi, hanno preso a loro volta ispirazione, esatto, ragazzi, su ispirazione. Esatto. È sempre così. Giro, poi. Sì, sì, e sì. Poi sì, è stata la nostra generazione, poi, attraverso noi. Beh, anche perché tu comunque alla fine hai fatto esattamente come Virgil Abloh all'inizio, perché Pyrex erano pezzi, sì, 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 pezzi customizzati. Però no, no, Brant, non mi sento di essere paragonato, neanche per sbaglio. Però grazie. In generale, da qua a 3 anni. Dove vi vedete? Beh sì. No, io mi sento, cioè, un po' più realizzato. Sì, più realizzato. Però sai, il fatto è che non mi sentirò mai realizzato, perché non la cosa è che noi non pensiamo mai che siamo arrivati a quello che abbiamo già pensato. Mi spiego meglio. Se da piccolo pensavi che ne so, a 18 anni, non lo so, in qualsiasi cosa ti è accaduto, da piccolo l'hai pensato e lo speravi, mm-hmm, magari di, che ne so, avere un bel fisico, okay. Dicevi, oh, a 12 anni voglio un bel fisico. Poi a 18 anni hai un bel fisico, magari perché sei andato in palestra, no? Perché era un tuo... Però non ti sei mai fermato a dire, cavolo, questo era un mio desiderio. Cioè io l'ho espresso già. Noi passiamo già avanti, no? Cioè non, mm-hmm, non ci pensiamo mai quando magari... Quello è quando... Il nostro, diciamo, pensiero vecchio... Pensi che... sempre, diciamo, avanti, capito? Sì, ma anche... Sei sempre al prossimo... No, no, a me... Io volevo arrivare al fatto che io mi soffermo. A okay. Dire, cioè mi piace, perché mi piace viaggiare dentro me stesso. Goderti, a dire, diciamo, sì, il momento. Esatto. Ok, perfetto. Ma te ne accorgi dopo. Te ne accorgi dopo, raga. Mm-hmm. Quindi io tra 3 anni mi sentirò realizzato, ma mai al 100%, perché sì, vorrò, sì, fare di più. No, certo. Beh, da una parte è anche un bene, perché poi hai sempre la voglia, no, di andare, di fare sempre quel gradino in più. Sì, 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 sì. Io ho 25 anni, no? Sì, ancora... Sicuramente a 38 anni io ho un pensiero di vita diverso, no? Mm-hmm. Però quando no, sei nell'età... Invece, no, no, secondo me non è così. Sì, ti devo, velocissimo, ti devo fermare. Perché secondo me, noi tipo abbiamo sempre grandini la stessa mentalità, però sono quelli che poi verranno dopo, che hanno un'altra mentalità, certo, che non capiranno... Cioè, alla fine è sempre così. Perché tipo, su TikTok, andò tipo per un periodo virale fare tipo il TikTok, noi siamo la generazione giusta per i nostri figli... Secondo me non sarà mai così alla fine. Perché le poi... Le generazioni cambiano, cioè, sì, senza rendercene conto alla fine. Cioè, solamente se ti fermi un attimo dici, cazzo, capito? Cioè, banalmente solo se ne parli con altri. Cioè, dici, la generazione... Però effettivamente, sì, tu fai parte di quella generazione, quindi... Capito? È normale che ti senti più compreso. Ti accorgi perché ti tolgono uno studio, perché non sanno cosa tu vuoi farci dentro. Cioè, raga, cioè, mi ricollego, sì, sì, raga. Sì, sì, sì. Cioè, veramente quello. Ma anche magari ci sono dei diverbi con i miei genitori, perché alcune cose non... Non capiscono, ma anche ma quello secondo me è sì, cioè, è nemmeno i miei capiscono ancora appieno cos'è questo. Cioè, ma anche della mia roba, sì. Ma poi il bello è che tipo neanche a spiegarlo, capito? Perché sì, tu devi trovare le parole, cioè, sì, tu lo sai, però devi trovare le parole per spiegarlo a loro, sì. E no, poi no, cioè, non ce la fai, non ce la fai. Magari esempi di gente che loro hanno visto in televisione, tipo Ariete la conosceva, quindi sì. No, la cosa bella è che magari comunque tu qualsiasi cosa faccia per i tuoi genitori, tu sarai supportato, capito? Perché ti, mm-hmm, fai meno. In generale anche con gli amici. Se un amico, anche magari io non so tanto di videomaking, no? Ok. E magari lui mi parla di videomaking, io sono interessato lo stesso, anche perché so che lui vuole parlarmi di quella cosa, e quindi tu da amico, anche se ne sei ignorante di quella roba, lo vuoi ascoltare. Una cosa così su in giro, secondo me, online, su YouTube, tutti i social non esistono. Cioè dei ragazzi che comunque ognuno comunque porta avanti un'idea, un progetto, un qualcosa, fanno qualcosa, si riuniscono e si fanno una bella chiacchierata. Sì. Esatto. Sì, sì. Cioè, sì, ma infatti non lo so, a me non è capitato mai. Abbiamo di apprezzato appieno questa cosa proprio perché alla fine poi siete ragazzi come noi che volevano fare una cosa, l'hanno fatta. Esatto. Cioè, capito? Senza. Mm-hmm. Infatti questo abbiamo apprezzato tanto, infatti. Spero veramente che vada bene la stagione, nel senso anche a livello di comunicazione, Instagram. Spingete, secondo me, perché valete. Grazie. Sì, grazie. Sì, lo stesso a voi, investite, a tutti, veramente, investite. Raga. Perché alla fine
cioè, i primi soldi fateli. No, no, ma investite anche non solo con i soldi, raga, proprio vedendo, ispirazione, tempo. Sì. E così nascono tutte le cose. Sì. È stato un piacere. Vi ricordo a tutti di supportare l'Expresso Creative, ovviamente. Amazon Fallen. Expresso Fallen. Rodeo. Chi più Vince. Ragazzi, veramente un grazie enorme per essere stati qua oggi. E noi ci rivediamo alla prossima puntata.